Questa deve diventare una zona usufruibile esclusivamente ai cittadini per bene. Solo i cittadini per bene devono stare nei nostri spazi verdi. Fuori fannulloni, dentro famiglie d'anziani. L'hanno salutato così questo nuovo parco in Piazza Azzurri d'Italia nel cuore dell'Arcella. Due assessori e il sindaco oggi per inaugurare la nuova area verde. Un tassello del piano Padova Sicura con cui questa amministrazione si era presentata agli elettori. I bambini sono bambini e noi siamo una città accogliente, però una città delle regole. C'è delle regole. E purtroppo in questa piazza le regole erano perse. Un guardiano sarà il cancello, nonni vigile di ronda. Il sindaco ha annunciato che intanto sono in corso anche trattative per l'acquisizione dell'ex palazzo del CONI, con l'obiettivo di trasformare questa piazza, una delle zone più degradate della città, in un centro civico, un posto di polizia e forse un ambulatorio medico. Perché no, se i medici dell'Arcella si riunissero in questo centro per dare un servizio ulteriore alla cittadinanza, è aperto come sarà la Guizza H24, quindi con un servizio quasi anche di guardia medica. Ecco come potrebbe dunque cambiare il volto dell'Arcella. L'operazione, nemmeno a dirlo, ha trovato subito il consenso dei residenti del quartiere. Prima che passavamo qui, che c'erano tutti quegli stranieri là seduti, avevo un po' di timore. Sera di giorno. Era anche da avere paura, questo è il fatto, era da avere paura stare qui. Questa zona che era diventata un centro spaccio, furto, scambio, bevute. Era stato anche ucciso uno spacciatore, cioè era una zona altamente insicura. Abbiamo già passato una delibera, io personalmente ho già passato una delibera di finanziamento, ad esempio per Largo de Bussy, che è sempre in zona, per il Parco della Vecchia Canaletta, che è un'altra area verde sempre di questo quartiere. Aree abbandonate da tempo che troveranno una loro sistemazione tipo questa.